Buongiorno a tutti dal vostro consulente immobiliare Giorgio Marzotti. Quest'oggi, come di consueto, parliamo di una tematica immobiliare. Parleremo in questo caso dell'andamento dei prezzi del mercato immobiliare di Varese. Varese, come naturalmente tutti i capoluoghi di provincia, ma in tutta Italia direi, ha subito una flessione media dei prezzi intorno a un 20%. Naturalmente poi il 20% può subire un'oscillazione diciamo, positiva o negativa a seconda che l'immobile possa essere diciamo, da ristrutturare o non da ristrutturare e a seconda chiaramente di quello che è la zona. Varese è un capoluogo di provincia dove abbiamo un centro e estremamente, per dire, abbiamo una prima periferia con le zone di Bobbiate, Casbeno, Masnago, fino ad arrivare praticamente alle zone più lontane, che sono quelle di Sant'Ambrogio, San Carlo, Bizzozero. Diciamo che le zone così che forse hanno sofferto un pochino di meno, hanno subito un'oscillazione inferiore, sono quelle, diciamo, più prossime al centro, naturalmente, quindi servite da mezzi, zone residenziali dove non magari si è lontani un po' dal traffico, ma senz'altro zone, diciamo così, dove c'è sempre stata una forte richiesta, mentre invece le zone esterne, magari quelle un pochino più popolari, mal servite, sono degli immobili che hanno subito invece un pochino più di ribasso. Mediamente i prezzi di mercato sugli immobili usati